pomeriggi da ricordare. L'Associazione Batticinque di San Marino, da sempre operativa per e con i bambini e i ragazzi con disturbo dello spettro autistico e difficoltà di socializzazione, organizza momenti di incontro inclusivi tra coetanei. Obiettivo: realizzare per tutti dei pomeriggi da ricordare. Per ulteriori informazioni contattate l'Associazione Batticinque all'indirizzo email pomeriggibatticinque@gmail.com. Salve a tutti, bentornati su Radio Web in Volo, come state? Eccoci qua, bentornati, rieccoci su Radio Web in Volo. Siamo in una nuova puntata di Vita da Attore, insieme a un nostro carissimo amico che abbiamo già intervistato 2 anni fa, che è Andrea Bonella. Ciao a tutti! Ciao Andrea, benvenuto, anzi bentornato, come stai? Bene, molto bene, a parte il caldo che purtroppo è, credo che da quando sono nato, da quando sto al mondo, credo che sia l'estate più calda mai vista prima, perché poi per la durata, diciamo che è stata una cosa senza soluzione, senza conclusione, da fine aprile fino ad oggi ha fatto sempre un caldo tremendo, avrà piovuto 2 giorni, quindi per cui mi impressiona molto questa cosa, bisognerebbe fare un po' più di attenzione per il pianeta per cercare di renderlo vivibile, perché... insomma, queste cose è importante dirle, perché così la gente è consapevole, si rende conto e comincia a farsi delle domande. Insomma, a parte che io mi sbilancio con le sigarette, lasciamo perdere, che dovrebbe essere una cosa evitabile a fronte di quello che ho appena detto, però una sigaretta sicuramente magari fa male a me, ma diciamo che sul pianeta ho dubbi che faccia male, penso più che altro che facciano male tantissime altre cose molto più grave, ma comunque non siamo qui per parlare di questo. L'importante è smaltirla bene, insomma, buttarla dove va buttata, non intorno. Certo, assolutamente, io sto molto attento su questo, anche perché per tante cose, molti degli incendi vengono provocati anche proprio da chi butta le cicche e da chi butta le sigarette per terra e non se ne rende conto, il 99% dei casi sono queste le situazioni. Esatto, e intanto ci salutano, siamo in diretta su Facebook, ci salutano Antonio Iagnello e Anna Veronesi. Esatto. Ma dai, io non li conosco personalmente, sono dei colleghi e li vorrei salutare anch'io, mi farebbe piacere. Ecco, dice Antonio Iagnello, salutoni da Caltagirone, città della ceramica e della scalinata, noi lo salutiamo che è sempre sintonizzato in particolar modo per quanto riguarda il nostro format di film mitici, che riprenderà a settembre, ve lo diciamo. Sì, esatto, già. Con Patrizio Peristi che salutiamo. Salutone a tutti. Ah, che bello Patrizio, caro amico. Sì, e allora Andrea, noi ti abbiamo voluto intervistare nuovamente per appunto parlare dei tuoi progetti futuri, sì. Che sono molto molto interessanti, e anche quelli attuali, perché ti stiamo vedendo nella nuova pubblicità di Segugio.it che va, sì, in onda in TV. Sì. E... allora. Sì, dici tutto. Niente, Segugio.it è un prodotto naturalmente molto pubblicizzato, molto venduto, perché anche i prodotti vanno a epoche, vanno a momenti storici, e chiaramente per quanto riguarda tutte le pubblicità di agenzie immobiliari, di polizze assicurative, come questi sono i casi, eccetera, si è creato un genere di pubblicità che negli ultimi anni è andata per la maggiore. A volte sono pubblicità che vanno semplicemente su degli spot radiofonici, come appunto può capitare anche a voi. Altre volte sono pubblicità che vanno in televisione, addirittura certe volte al cinema, cioè che le mettono a me è capitato di fare delle pubblicità che andavano poi a finire prima della, diciamo, come cover, possiamo dire, usare questo termine, prima della messa in onda del film. Comunque Segugio è andata in televisione, è stata scritta il testo dall'agenzia che se ne è occupata, la produzione, la Withstand, la regia è di Roberto Sacco Cinardi, con cui io avevo già avuto la fortuna di lavorare nella serie Christian. Esatto. È un regista fantastico che sta crescendo molto, mi ha seguito molto nella recitazione, c'era il personaggio di Giulio Cesare interpretato
appunto da un altro attore, e io che sono il personaggio di Bruno. Esatto. E che cosa succede? Che praticamente è interessante studiare un po' la storia romana, perché il caso ha Esatto. voluto che io sono un appassionato di storia romana. Quindi in realtà poi le cose nella vita non capitano per caso. Io amando molto la storia romana, perché sono romano di generazioni, quindi conosco bene la mia città, ma soprattutto la storia passata, amo molto il periodo della Repubblica, che è quello che inizia, se possiamo dire, subito dopo appunto la fine del regno di Roma, dopo i sette re di Roma. Diciamo che in realtà la Repubblica fisiologicamente inizia con i Gracchi, cerco di non dilungarmi, sennò divento una pedanteria incredibile, e va avanti per tutta l'età degli Scipioni, Furio Camillo, tutti i grandi condottieri, fino praticamente alla guerra civile, alle due guerre civili, quella di Mario e Silla e quella di Giulio Cesare con il triumvirato con Pompeo e Crasso. In realtà Bruto è figlio di Cesare, questo storicamente è risaputo, era suo figlio, però non portava il suo cognome. Questo a Roma era una cosa che succedeva molto spesso, che figli illegittimi, abbiamo anche dei casi nella società odierna, delle grandi aziende multinazionali, di figli di grandi imprenditori che magari sono evidentemente cresciuti anche con questi padri, ma non portano il loro cognome, ma in realtà sono prediletti in qualche misura. Bruto era un prediletto di Cesare e lavorava all'interno della grande politica romana. Che succede? Che l'ha ucciso, ha contribuito insieme ad altri cospiratori ad ammazzarlo. E si dice che siano state 17 coltellate, in realtà storicamente sono state 33 o 35. E che succede? Che la pubblicità ironizza su questo. Io spoilero la pubblicità, ma non perché voglio spoilerarla, ma semplicemente perché chiaramente la pubblicità è una cosa talmente breve che è più carino vederla in quanto prodotto, in quanto tale, piuttosto che stare poi a sindacare su come finisce e come non finisce. Perché della pubblicità guardi il contenuto, guardi un po' gli effetti, No, ma non è che stai a infatti guardare l'abbiamo tutta la storia. preparata In anche realtà, se noi. vuoi, la possiamo proiettare Sì, direttamente, l'abbiamo così. Assolutamente, preparata. mi fa molto piacere, sì. Dammi Rivederla. proprio un secondo. Cesare, Quinto Servilio Scipione Bruto è qui. Ave Cesare, sono passato per farti un salutino. Oh, Bruto, proprio a te cercavo. Ho pensato di farti un regaletto per la casa nuova. Che? Non vedi Cesare? Per sette coltelli, quanto sono gagliardi. Ma che? Ma dovevi? Te voglio bene. Pure io. Compagnia sbagliata? Vai su segugio.it. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Vabbè, era bello tutto, dai. vabbè, sì, la parte promozionale, lasciamo semplicemente la gag e poi la parte promozionale la lasciamo. Tengo presente che nello spot per un uso di fotografia particolare, credo di un formato di telecamera, comunque il tipo proprio anche di obiettivo che è stato usato, mi hanno un po' dimagrito. Io sono molto più grosso in realtà, anche perché faccio bodybuilding e peso 80 kg, quindi diciamo che in realtà lì sembra un magrolino, ma non era così, è stato girato a gennaio, però il personaggio probabilmente è credibile che sia così, perché Bruto non era, aveva fatto il servizio militare, tutto quanto, ma non era un uomo d'azione. Volevo dire una cosa ai giovani attori, mi faceva piacere, soprattutto a quelli che stanno all'inizio, a molti attori che snobbano gli spot pubblicitari, che la pubblicità è molto utile perché in uno spazio molto breve certe volte si rende l'idea e non sono soltanto i 10 secondi, i 7-8 secondi di celebrità. Quanto la cosa interessante è che si dà un significato di un qualcosa che funziona con un messaggio in un tempo brevissimo. E queste esperienze in realtà poi, ad un livello di consapevolezza nel mestiere, si va a dilatare. È chiaro che, mi spiego meglio, è chiaro che sul set giri un pomeriggio soltanto, a differenza di un film, di una serie, di una fiction e di un cortometraggio che ci vuole un po' di più, però la cosa interessante è che quello che tu fai in un tempo così breve, che poi viene trasmesso e tagliato, in realtà quell'unico primo piano vuol dire tantissimo, rimane molto impresso, perché la pubblicità è studiata apposta per richiamare l'attenzione di chi in qualche modo ascolta. Per cui non snobbate le pubblicità, a meno che non siano per prodotti chiaramente che voi osteggiate in tutte le maniere, o a meno che non ci sia la regola, come vi dicono i casting director quando fate il provino, non ci sia il regolamento che se hai pubblicizzato un prodotto simile, che so, hai fatto la pubblicità del sapone Lux, è chiaro che non vai a fare Palmolive dopo 6 mesi, devono passare molti anni, ma credo neanche, perché il condizionamento della celebrità o meno celebrità che partecipa allo spot va a condizionare il compratore, quindi l'acquirente, ok? Quindi volevo soltanto dire questa cosa, che la pubblicità ha una sua genialità, è un settore che è ancora in fermento, che è ancora
in qualche modo scoppia di salute, nonostante appunto poi ci sia tutto un problema burocratico per gli attori per quanto riguarda poi le paghe, ma questi sono problemi che riguardano gli attori in generale, non riguardano credo soltanto il mondo della pubblicità, ma un po' tutto il settore, dove appunto c'è una grossa difficoltà in quelle che sono le remunerazioni e quelle che poi sono effettivamente i lavori svolti, insomma. Se volete farmi qualche domanda mi fa molto piacere. Sì, io volevo chiederti, insomma, come è successo, come sei stato preso per la pubblicità e che cosa hai pensato quando sei stato preso, perché tu ovviamente l'hai vista, cioè hai studiato prima la cosa, quindi come ti sei preparato per fare questo personaggio, insomma? Ma guarda, a me il romano mi viene proprio immediatamente, cioè ovviamente essendo il dialetto mio, basta che mi ci metto un secondo impegno, sì, non ci metto un attimo a imparare il romano. Il problema del romano è che è un modo di essere, non è soltanto un modo di parlare. Quindi logicamente quando si parla in romano bisogna esserlo, quindi sono molto importanti i gesti, le espressioni. Quell'espressione "te voglio bene" mi fa, e io gli rispondo "e pure io". No? In quel modo là, quella cosa che è piaciuta a tutti, lo so perché ho avuto dei responsi, ho avuto dei feedback da tutti gli amici, conoscenti, colleghi, persone che mi hanno incontrato per strada e così via, e, è una cosa, diciamo, che ha visto il regista fra le tante che avevamo fatto e l'ha scelta. Il regista si chiama Roberto Sacucinardi, è un regista che ha lavorato molto negli spot e nei videoclip a Milano, ma soprattutto ha diretto la prima puntata della serie Christian, da cui io ho preso parte. Scusate che mi asciugo perché fa un caldo micidiale, fa una gallara, come si dice. Poi mi unisco anche io perché c'è tutto. Eh sì, tra l'altro ci vorrebbe proprio la Giannella, come si dice a Roma, cioè che entrasse un po' di venticello, il ponentino, che a quest'ora ancora non è l'orario adatto, perché il ponentino arriva sempre nell'ora del tramonto più o meno. Diciamo che lui mi aveva visto all'opera, aveva visto la mia faccia, ci siamo presi un caffè, alla fine poi ci sono stati dei provini, ma alla fine sono stato scelto io. Ma diciamo che quello che sceglie generalmente è anche il cliente, cioè tu fai un provino, quindi sono state una serie di sincronie insieme. Ho svolto il provino attraverso agenzia, che è la mia agenzia, la Black & White, che io saluto con affetto, Gianluca, Chiara, Giulia e Michele. Infatti ho visto sul sito della Black & White, ho visto il tuo sciorile, ho visto tutto quanto. Certo, sì, perché un'agenzia, diciamo, che ha un bel sito internet ed è molto attenta alle nuove tecnologie e a tutte quante queste cose. Sì, sì, sì. E invece, io sono tanti anni che collaboro con loro, dimmi. Invece volevo chiederti, com'è stare sul set con un cane? Ma allora, guarda, ti dico subito, il cane non c'era. Ah, molto bene. Il cane era finto. Molto bene. Un animatronic. Di dietro le quinte, sì, è stato animato, cioè, ma in realtà non il cane c'era, era un animale di peluche, sì. Oh, esatto. Santa, no, questo non me lo dovevi dire, ok. E vabbè. No, si sta traumatizzando secondo me anche Antonio dalla Sicilia, che dice fantastico, bravissimissimo, bello anche il cane, che in una pubblicità ci dà tanta visibilità e questo fa tanto per il pubblico, e aggiunge, faresti una parte in dialetto siciliano? Allora, io farei una parte in dialetto siciliano, se me lo chiede lui rispondo ancora più volentieri che me lo chiedessi chiunque altro. Io il dialetto siciliano lo farei molto volentieri perché è un dialetto d'arte, volevo dire un dialetto d'arte, scusate, mi stavo raschiando la gola, però sono totalmente incapacitato perché non è un dialetto in cui io sono bravo. Oddio, se mi ci metto d'impegno forse, ma per chi però devo imparare il siciliano? Cioè, mi viene un po' scimmiottato, come se fosse praticamente un po' caricaturale, forse mi ci dovrei allenare un pochino, perché anche perché quando noi abbiamo la fissa minchia che ci mettiamo a imparare un dialetto che non è nostro, lo facciamo sempre con un tono di voce che è quello che siamo abituati a sentire nei film di Franco e Ciccio, ma anche in tutte le cose che appunto con attori siciliani, mi viene in mente Lando Buzzanca, insomma, e così via. Però certo è un dialetto bellissimo, però, ecco, magari a cascacce. Però dico, come dialetto napoletano, che è bello pure, però devo aggiungere una cosa, se non vado errato, sia il siculo che il napoletano in realtà non sono dialetti, ma sono in realtà delle lingue, se non sbaglio, in realtà. Allora, è interessante questa cosa, il napoletano lo è un po' di più lingua proprio, nel senso che ha una continuità, soprattutto perché nel napoletano la fa padrone Napoli, mentre invece in Sicilia c'è un campanilismo effettivamente, perché il dialetto cambia da Catania a Palermo, da Trapani ad Agrigento, cioè cambiano comunque le sfumature.
E quindi chiaramente poi ogni terra ha le sue. Se pensi che all'Agrigento è nato Pirandello, che a Catania è nato Battiato, che Camilleri, no, Camilleri non mi ricordo di dov'è, perché io, ovviamente ho le mie lacune anch'io. È siciliano, non è siciliano? Sì, assolutamente, ma non mi ricordo la città. Okay. Però ogni città siciliana ha delle caratteristiche più importanti rispetto ad altre, o comunque ha delle caratteristiche peculiari. In Campania è vero che ci stanno le varietà, perché c'è Avellino, abbiamo appunto Salerno, il Cilento e tutto quanto, però è chiaro che Napoli la fa da padrona. Sì, esatto. E quindi questo comporta inevitabilmente che la lingua napoletana è ancora più conosciuta nel mondo che non il siciliano, anche perché il siciliano, nella, mi dispiace molto dirlo, che l'Italia è conosciuta anche per la mafia, ma vorrei soffermarmi sugli italiani che sono andati in America, che sono andati all'estero, in Sud America, Brasile, Argentina e Stati Uniti, e anche in Belgio, ahimè. E non c'è soltanto la mafia, ma c'è anche, diciamo, una presenza di italiani che sono andati per lavorare, di persone per bene. Chiaramente però il siciliano in quei casi diventa una cadenza, mentre invece il napoletano è stato mantenuto proprio come lingua all'interno di queste comunità, come New York, i quartieri italiani, eccetera. Però questo è quello che so, ovviamente, ma senza andare troppo nell'intellettuale, perché sto facendo una conferenza universitaria. No, infatti io volevo farti un'altra domanda. Noi ti abbiamo intervistato appunto a inizio 2020, poco prima della pandemia, e però quando ti abbiamo intervistato non sapevamo che tu eri tra i premiati del premio Vincenzo Crocitti, perché ancora non eravamo special partner del premio, perché noi di Radio Web in Volo siamo special partner del premio Vincenzo Crocitti. Allora, io mi pare che l'avevo detto, non mi ricordo se era uscito fuori, forse l'avevo dato per scontato, l'avevamo scritto nella presentazione. Il premio Vincenzo Crocitti è un premio dedicato a Vincenzo Crocitti, che è stato un grande caratterista del cinema italiano, sia di un cinema appunto più di genere, ma anche di un cinema d'arte, perché pensiamo al Borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi, ma anche tantissime fiction e serie televisive, tantissimi film poliziotteschi, quindi drammatici, e così via dicendo, anche altre commedie all'italiana, e aveva un viso riconoscibilissimo. Adesso non abbiamo una foto da mandare in sovrimpressione, sì, però possiamo cercarla una foto di Vincenzo, e comunque c'è il logo, insomma, del premio. Vincenzo è stato una persona squisita, che abbiamo conosciuto in tanti, l'ho conosciuto anch'io perché l'avevo conosciuto dietro le quinte di Un medico in famiglia. Ah, l'hai conosciuto dietro le quinte di Un medico in famiglia? L'avevo conosciuto dietro le quinte. Ma tu hai fatto la sesta quando lui già non c'era. Sì, esatto, però lui spesso era legato a questo set, poi si è allontanato in un secondo momento, ma diciamo che quando sono andato io ancora frequentava, diciamo, moltissimo il gruppo, l'ambiente e così Fantastico. Via. Fantastico, questa cosa è una cosa che mi interessa molto, poi ne parleremo. Sì, ma ne avevamo parlato una volta ad un raduno. Io comunque, niente, in pratica Vincenzo siamo diventati amici ed era una persona splendida. Poi è stata una casualità il fatto che ci sia stato il premio Vincenzo Crocitti, fondato dal mio e nostro amico Francesco Fiumarella, che è una persona molto volenterosa, che ha dei principi morali legati alla cultura, allo spettacolo, all'intrattenimento, molto ferrei, molto vorrei dire, diciamo, anche brillanti per certe cose, che ha fondato questo premio dedicato a artisti sia emergenti che anche conosciuti. Questo premio l'hanno vinto anche tanti altri artisti che io ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso, con cui ho lavorato, come Alberto Ferrari, regista, ma anche artisti che stimo molto come Pietro De Silva, ma anche amici comuni come la mia collega Cinzia Scaglione, la mia collega Rita Rusciano, e così via dicendo. Abbiamo vinto questo premio tantissimo, poi ci siamo conosciuti, ritrovati, un po' come avviene anche con i tuoi raduni, Lilli. Sì. E in pratica questo premio è dedicato ai giovani emergenti, alla meritocrazia, cioè al concetto di meritocrazia. Esatto, infatti perché vogliamo ringraziare un artista, va avanti per motivi fatui, per motivi futili, soltanto per l'aspetto fisico, piuttosto che magari soltanto per delle caratteristiche che possono essere appunto il brutto tema scottante delle raccomandazioni, soprattutto quando sono fatte semplicemente perché c'è un'insistenza capillare per tanti anni, ma diciamo fatta sulla base del fatto che o quel viso funziona perché è stato scelto, perché è adatto per quel ruolo, o altrimenti quella persona si trova a fare quell'esperienza cinematografica, televisiva, teatrale
e così via, perché semplicemente ha svolto un provino, è piaciuto a tutti quanti i filtri del caso, che sono il casting, il regista, il pubblico. Il pubblico è l'ultimo stadio, che è più importante, però ci sono i clienti, ci sono le reti televisive, le produzioni e così via. Mi rendo conto che il percorso è molto difficile, infatti Francesco Fiumarella si batte molto perché il percorso sia meno tortuoso per noi attori. Ecco, tutto qua. Quindi un premio che ha molti premiati, avviene tutti gli anni, vi invito a partecipare, a mandare un'email se volete farne parte, perché si viene scelti sulla base del curriculum. Nel mio caso io venni scelto perché avevo un curriculum trasversale, perché ho fatto delle esperienze nel mio piccolo, non so quanto sono riuscito a lasciare, però parlo così come se ci avessi 80 anni, viene da ridere. Ecco, però ho fatto un percorso trasversale, cioè che ho fatto un po' di tutto. E non mi sono soffermato su un solo filone. Ci sono attori molto strutturati, altri invece che tendono a fare un percorso variegato, altri infine che fanno un percorso variegatissimo perché appunto fanno esperienze molto grosse come i famosissimi. Però diciamo che per me la trasversalità è un valore perché è quella sulla quale baserei la carriera, per dire, attori scomparsi di recente come Gigi Proietti o Mariangela Melato, che è scomparsa qualche anno fa. Sono stati attori molto trasversali, per me sono dei modelli di vita, perché sono degli attori chiaramente che hanno fatto sia il teatro leggero, sia il teatro di alto livello, sia il teatro dei teatri stabili, la fiction, il cinema, la commedia, il cinema di genere, il cinema più drammatico, la ricerca, sono andati ospiti in televisione. Cioè, per me a un attore non deve mancare quasi niente, però è sempre più difficile riuscire a ottenere questo, perché siamo tantissimi. E quindi la situazione si provincializza, nel senso che poi ogni attore tende a frequentare la sua piccola cerchia, e questo secondo me è un male in questo momento storico. Ecco, tutto qua, solo questo volevo dire. No, io volevo ringraziare tanto Francesco Fiumarella perché si è dato la possibilità appunto di diventare special partner del premio e in questo modo abbiamo potuto intervistare tanti tanti artisti premiati del premio Vincenzo Crocitti che ci hanno chiesto interviste e continuano a chiedercene, a chiedercene. Io intanto saluto Antonio che continua a fare i suoi commenti. Il primo attore cantante Pulcinella è il simbolo di Napoli. In Un medico in famiglia il mitico Mariano, Sì, ecco. Mariano di Medico in Famiglia, infatti io l'ho conosciuto lì. E quindi niente, grazie mille Francesco Fiumarella perché ci stai dando l'opportunità di conoscere tanti artisti che altrimenti non avremmo mai potuto conoscere. E quindi se volete essere intervistati da noi di Radio Web in Volo e avete vinto il premio Vincenzo Crocitti, potete scriverci un'email a webradioinvolo@gmail.com oppure scriverci su WhatsApp al 331-222-0590. Lo diciamo già che ci rivediamo a settembre, ecco Sì, da perché. settembre in poi, esatto, sì. Se volete essere intervistati e avete vinto il premio, ma anche se non avete vinto il premio, volete essere intervistati perché cantate, scrivete, recitate, insomma, avete qualsiasi cosa da presentare di interessante, potete scriverci. Siamo sui social, attualmente siamo in diretta solo su Facebook, ma siamo anche su YouTube. Instagram, Twitch, Telegram e TikTok. Ho detto tutto? Sì, Sì. esatto. Poi da settembre, quando riprenderemo la programmazione regolare, adesso questa diciamo che è un po' una breve settimana che andrà avanti domani e dopodomani. Poi idealmente, diciamo, termineremo le trasmissioni live. Questo ve l'annunciamo di già. Poi, appunto, riprenderemo a settembre dopo questa breve settimana Esatto. di trasmissioni live. Siete bravissimi tutti, grazie Antonio. E aggiungo questa cosa, scusami se turbiamo un attimo il palcoscenico, Andrea. All'inizio abbiamo mandato un piccolo spot dell'associazione Batti 5, Sì. abbiamo anche messo uno spot, abbiamo fatto anche una puntata insieme parlando della loro iniziativa dei pomeriggi da ricordare, questa iniziativa inclusiva di organizzare dei pomeriggi insieme per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico insieme ai loro coetanei. L'associazione Batti 5 appunto dà sostegno, dà indicazioni e aiuti per organizzarli insieme tra famiglie di bambini con disturbi dello spettro autistico, ma anche con bambini che non hanno questo tipo di problemi. Quindi l'intento è quello di essere inclusivi, ecco, volevo per Esatto, essere chiari da questo punto di vista, è ecco. un'associazione sammarinese che si chiama Batti 5 che si occupa appunto di persone con il disturbo dell'autismo e anche
disabilità in generale, e il progetto appunto è di inclusione, come diceva Paolo. Certo, se volete sapere di più, pomeriggi batti 5, 5 scritto un numero, pomeriggi batti 5 @gmail.com. Bene, esatto. Vogliamo chiedere qualcos'altro ad Andrea? Ma, allora, vabbè, tu... ne abbiamo già parlato nell'intervista scorsa. Sì, veramente sono un po' seccato di questa cosa che mi state rubando spazio, non è vero? No, vabbè, ricordo, vedo che hai iniziato con Zarone, tra l'altro, con Che bella giornata. Sì, allora, no, lì era un piccolo ruolo, diciamo, è stata la prima cosa che ho fatto al cinema nel mainstream. No? Mainstream significa il cinema ufficiale, quello che va nelle sale. Mentre invece il cinema indipendente è quello che viene svolto da piccole case di produzione, eccetera. La prima cosa che ho fatto ad un livello ufficiale per quanto riguarda il cinema è stato Che bella giornata, dove io facevo un personaggio che comunicava con Checco Zalone durante delle riunioni religiose. Però appunto è stata la prima cosa che ho fatto, sono molto legato perché andammo a girare a Milano, feci questa particina e chiaramente io penso che anche le cose più piccole sono cose a cui uno è molto affezionato e a cui uno è molto legato, ma diciamo che ho fatto recentemente cose più belle e più importanti, senza nulla togliere a Checco Zalone. Ho partecipato alla serie Christian di Stefano, esatto, Ludovichi e Roberto Sacucinardi, che è una serie che sta andando per la maggiore, che sta su Sky, che parla diciamo, commistiona vari generi, fra cui il top crime il crime come genere con l'ambito appunto tipo fra il romanzo criminale e la situazione appunto simile alle periferie, con il tema appunto del crime, del surreale, del soprannaturale, perché il personaggio di Christian, tanto è stato pubblicizzato in tutti i modi, quindi lo posso anche dire, è un personaggio che vive in una periferia che improvvisamente fa il picchiatore per conto della banda di Lino. Christian è interpretato da Edoardo Pesce, Lino è interpretato da Giordano De Plano e praticamente Edoardo Pesce si accorge di avere le stimmate alle mani, quindi a quel momento comincia a compiere miracoli, quindi è una metafora molto interessante, perché le stesse mani con cui lui picchia sono quelle con cui alla fine in realtà resuscita le persone, guarisce le persone. Non posso spoilerare altro. Sì, la trama è un po' simile alla serie, sì, sempre, che è stata fatta su Sky, che si intitolava Il Miracolo. Sicuramente, però diciamo che quando succede che ci sono delle serie in varie parti del mondo, è chiaro che anche in Italia o viceversa si coadiuvano, no? Cioè inizia una moda, inizia un filone, si cerca di farlo in tutti i paesi. È chiaro che anche in vari paesi del mondo, anche in Giappone chissà quante ne hanno fatte, perché il cinema orientale è molto sveglio e così via. Per cui, per dire, anche in Nord Europa e così via. E in Italia è stata fatta Christian, sull'onda di un cinema e di un tipo di serie che parla ormai di temi surreali. Pensiamo che al cinema era stato fatto con Claudio Santamaria, lo chiamavano Gigrobò. Sì, e sì, nel cast di Christian ci sta anche Claudio Santamaria. Ci sono anch'io, che faccio la parte di Sergio, che fa parte è un membro della compagnia di Christian, di questi picchiatori. Sergio avrà delle disavventure, però non posso dire altro, non posso spoilerare altro. Io sono presente appunto praticamente quasi in tutti gli episodi, sono un personaggio diciamo fra né fisso né ricorrente, ma una via di mezzo, e quindi essendoci è un lavoro importante per me, perché mi ha dato visibilità, ma soprattutto mi ha permesso di lavorare con degli attori fantastici in un set che è molto 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 innovativo. Adesso stanno girando la seconda serie, io per il momento non ci sono, lo dico già. Però la prima serie è ancora in onda, quindi la cosa è molto fresca. Abbiamo girato fra il 2020 e il 2021 ed è stata prodotta dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, che è una delle produzioni più serie che ci possono essere in Italia, insomma. Invece volevo chiederti, hai fatto parte anche del progetto del film, o è una fiction, non lo so, della Mondadori, che deve uscire tra poco, ce ne vuoi parlare? Sì, esattamente. Allora, a settembre invece, intorno alla fine di settembre, adesso la data precisa non me la ricordo, chiedo scusa, facciamo qualche gaffe perché sennò non si è personaggi. Esatto. Diciamo che il personaggio di Mondadori è interpretato da Michele Placido, è la storia di Mondadori. Di come nasce? Prodotta da Nele Produzioni, che è una produzione che fa capo a Gloria Giorgianni, dove io interpreto un personaggio che incontra Mondadori. E purtroppo anche qui non posso spoilerare nulla. Si tratta di un docufilm diretto da Francesco Miccichè,
che mi aveva già diretto in un ruolo che io avevo fatto in La strage di Piazza Fontana. Ah sì, giusto, io ricordo Piazza Fontana. Che appunto, sì, il titolo è Io ricordo Piazza Fontana, che è un altro docufilm di qualche anno fa. C'è su Rai Play. Sì, esattamente. E, Francesco Micheghi è un regista molto versatile. E praticamente, niente, questo è il taglio del docufilm, è un documentario film per la TV, in pratica. Invece quindi io stiamo visto... vedendo e stiamo notando mentre parliamo che tutti quanti i generi hanno poi dei tanti, tante variazioni, no? Esatto. E diventano, diciamo, il mezzo con cui si veicolano le storie. La storia di Mondadori è molto bella, vi invito a vederla quando andrà in onda su Rai 1. No, ma infatti la vedremo. Perché... Eh sì. E io ho una bella scena, diciamo. Questo, questo, è un po', questo è un po' il periodo dei biopic, in ogni caso, sia sì, in Italia che all'estero. Assolutamente. E a proposito di biopic, io ho interpretato anche Mike Bongiorno nel Paradiso delle Signore, sì, dove esatto. non era un biopic, ma era un personaggio che stava nella seconda serie del Paradiso delle Signore, però il Paradiso delle Signore purtroppo mi mette in difficoltà, ho grosse difficoltà quando ne parlo, perché il Paradiso delle Signore nasce come fiction. E io ho fatto la seconda serie, cioè il secondo anno, la seconda stagione. Sì. Poi che è successo? Che dopo è diventato un daytime, cioè è diventato esatto. una soap opera per la televisione tutti i giorni. Esatto. Quindi non una fiction una volta a settimana come era prima. Quindi quando dico il Paradiso dei Signori, gli amici si confondono sempre perché pensano che sto parlando del daytime pomeridiano. Invece io parlo della fiction Il Paradiso dei Signori, che è andata in onda fino al 2017-18, dove io interpretavo il ruolo di Mike Buongiorno in 3 episodi. Ma il Buongiorno è molto difficile da interpretare, quindi lo dico non per me per piaggeria, ma perché ho ricevuto anche i complimenti dalla produzione, dove praticamente ho dovuto studiarmi un torinese molto accennato, che era quello che parlava Mike Buongiorno, che Mike Buongiorno in realtà non è nato a Milano ma è nato a Torino. E è stato un onore, perché io adoro i personaggi del dopoguerra e ho avuto la fortuna di interpretarlo, quindi è un personaggio che ho amato molto anche nella mia infanzia. E anche se non c'è una grande somiglianza fra me e Mike Buongiorno, a parte forse gli occhi che ce l'ho molto grandi come lui, però possiamo dire che a volte è molto più importante l'interpretazione che l'imitazione di un personaggio. Però ho avuto la fortuna di interpretarlo in un momento in cui andava di moda interpretare personaggi di attori degli anni 50-60, presentatori eccetera, tant'è vero che c'era stata la serie su Walter Chiari, quella su Modugno, stava per arrivare quella su Manfredi, quella su Alberto Sordi. Ah, belli, sì, sì, sì. Quindi diciamo che il personaggio di Mike Buongiorno, in realtà io non ho fatto un biopic su di lui, però possiamo dire che ci sono stato e sono l'unico che ha interpretato Mike Buongiorno. Quindi bene. Allegria, vi direi, insomma, anche allegria. Se con Romano non c'entra niente, io a volte, rispondendo sempre ad Antonio Agnello a quello che chiedeva prima, alcuni dialetti riesco a farli, insomma, alcune cadenze. Diciamo che non è completamente improbabile che certe volte, insomma, mi viene da parlare anche milanese o comunque con altre cadenze. Chiede Antonio Iannello, cinema o teatro, dove ti trovi più a tuo agio? Allora, io il teatro sta alle mie spalle, questo è il teatrino di quando ero piccolo, è stato costruito da mio nonno. Ce l'avevi anche nella prima intervista? Sì, ci sono molto affezionato, è un passepartout e va molto, diciamo, rappresenta un po' il mio feticcio. Quindi io nasco col teatro perché ho frequentato la scuola del Teatro Stabile di Genova ormai tantissimi anni fa, perché insomma io l'ho frequentata, l'ho finito, mi sono diplomato nel 2006, ho avuto come maestri la buonanima di Marco Sciaccaluga, che purtroppo non c'è più, e poi Massimo Mesciola, Anna Laura Messeri e tanti altri, che adesso la scuola è cambiata completamente ma continua a mantenere una buona tradizione, quindi è sempre la scuola a cui sono molto legato. E mi sono trasferito a Genova e questa cosa per me è sacrosanta, perché è uno dei teatri di grande tradizione, una delle scuole migliori che ci sono in Italia, e volevo una buona formazione quotidiana e me la sono andata a prendere faticosamente. Poi che è successo? Che ho fatto un po' di teatro, ma mi sono reso conto subito, stando sul set, che il set mi piace di più, mi diverto di più, vado molto d'accordo con le maestranze, mi piace farmi la chiacchierata con i truccatori, col parrucchiere, mi piace chiacchierare con i macchinisti, i direttori della fotografia spesso hanno dimostrato apprezzamenti comunque di tipo artistico, ma anche io nei loro confronti, perché mi piace conservare materiale fotografico, proporlo sui social, vado molto d'accordo col regista, mi piacciono gli eventi post produzione, mi piace interpretare perché ho capito la macchina, quindi il piccolo dettaglio dell'occhio, della bocca, come mi muovo,
anche andare in sottrazione è estremamente divertente. I rapporti sono su un set cinematografico completamente diversi nel momento che si gira rispetto al teatro, dove c'è un continuo movimento. Il teatro è una maratona, il cinema e la televisione sono come i 100 metri, io questo lo dico sempre, ma penso di non averlo detto soltanto io, credo che ci sia stato sicuramente qualche capoccia che l'ha detto molto prima di me, insomma. E quindi, per dire, praticamente io direi che anche il cinema ha i suoi feticci, insomma. Vi invito a... Ecco, aspetta se riesco a inquadrarlo, scusate. Anche noi ce l'abbiamo, lo vediamo, anche noi ce l'abbiamo. Sì, aspetta che non riesco a alzarlo, ecco, sì, perfetto. Eccoci. Perfetto. Praticamente però io vedo che moltissimi fanno direzione di cortometraggi oltre a fare gli attori, cioè si mettono a fare regie, rispondevo ad Antonio su questo, che è una cosa bellissima, io anche scrivacchio delle cose, però sinceramente mi sentirei un po' insicuro a stare dietro la macchina da presa, a utilizzarla, a riprendere gli altri, mi preoccupa molto tutto quel po' di materiale, insomma. Non lo so, se chi vivrà vedrà, mi piacerebbe cimentarmi e fare l'assistente a qualche mio amico che a livello indipendente gira dei corti, delle cose. Però diciamo che recitare davanti alla macchina da presa, al cinema e televisione è una gioia, è una cosa stupenda. Il teatro mi piace, ma l'ho un po' abbandonato, anche perché non sempre ho beccato dei ruoli e delle cose. Più che i ruoli li ho beccati certe volte anche grossi, perché gli ultimi spettacoli che ho fatto sono stati con Guglielmo Guidi, alla rassegna Trend di Rodolfo Di Gianmarco, erano due testi di Robert Farquhar, che è un autore irlandese, però, ed erano dei ruoli grossi, però il problema è che non sempre amo, non sempre diciamo mi appartengono completamente i testi che faccio. Io amo molto una drammaturgia sì contemporanea, ma amo molto la commedia, e non mi è capitato spesso di poter fare delle commedie, purtroppo. Quindi questo vuole essere anche un invito, insomma, se volete chiamarmi a farmi delle commedie divertenti, per me sarebbe un grande piacere, insomma. Ecco. Invece... Dice Antonio, secondo me i cortometraggi li vedo dei trampolini di lancio, belli pure. Ah, è una domanda o un'affermazione? No, un'affermazione. Ah, li vedo come trampolini di lancio? Dice sì. Così, sì. Ma guarda, sì, però dalla parte è vero, sono dei trampolini di lancio, effettivamente. Però i cortometraggi, nello stesso tempo, ti permettono di stare in allenamento e hanno un po' lo stesso criterio dello spot pubblicitario. Cioè, secondo me, a volte capita, almeno è capitato a alcuni miei amici, ma anche a me, di trovare nel cortometraggio quella sintesi. Ecco, la parola che volevo dire prima quando parlavo dello spot era il concetto di sintesi, che a me mi manca completamente perché sono un chiacchierone. Però, voglio dire, nel cortometraggio c'è una grande sintesi che, se vogliamo... è bellissima, perché in poco tempo tu ti senti una storia, te la vedi in pochi minuti, in pochi secondi. A volte ci sono cortometraggi brevissimi, secondo me pure troppo, ed è un modo per trovarsi con gli amici, per collaborare, perché il cortometraggio ti permette poi di mettere materiale sugli showreel, anche su altre piattaforme meno impegnativi, che ti consentono. Però è chiaro che, certo, la fiction e il cinema danno un altro spessore, perché tu hai molto più spazio, appunto. Per quanto siano i 100 metri, sono sempre dei 100 metri, invece col cortometraggio su 10 metri, in un certo senso, insomma. Invece però... volevo chiederti, oltre al docufilm sulla Mondadori, se avevi altri progetti futuri che usciranno prossimamente? Allora, io adesso devo fare delle letture durante l'estate, perché mi cimento in premi, piccoli premi letterari, dove leggo testi di autori che sono vincitori. Lo faccio molto volentieri, perché in particolare uno è un premio che ho visto nascere più di 20 anni fa. No, c'è praticamente invece un cortometraggio che ho girato di recente con una regista uscita dalla NABA, che è un'importante scuola di regia. La regista si chiama Mapi Runco, che sta per Maria Pia Runco, che ha fatto un cortometraggio molto rivoluzionario che si intitola Vaniglia. Non posso spoilerare neanche in questo caso, sono uno dei protagonisti, però... E parla praticamente del tema della sessualità, quindi un argomento piuttosto delicato che non tocca a me personalmente, non tocca al mio personaggio, ma insomma è un, diciamo, come dire, un cortometraggio, anche se vogliamo, non direi di ricerca, ma che è un po' all'avanguardia nel modo di essere raccontato, girato. Però altro non posso dire, perché sennò penso che la ragazza, appunto la regista, che è molto molto brava, mi uccide. Quindi il cortometraggio uscirà e sarà molto proiettato, e speriamo che abbia un buon futuro. E poi c'è un altro cortometraggio in inglese dove ho preso parte, vestito da forze dell'ordine.
giusto, che avevamo visto su Instagram. Ok. Sì. Dove lì ho una gag molto divertente, una gag comica, brillante, perché appunto nell'audiovisivo mi è capitato di fare, come è capitato anche in Un medico in famiglia, di fare le parti brillanti o brillantine. Invece possiamo dire che in teatro è successo meno spesso questa cosa, come appunto ribadivo prima. Bene, allora noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri, tienici informati su qualsiasi cosa, così poi dopo lo guardiamo. E salutiamo tutti i nostri amici di Radio Rabin Volo che ci hanno seguito, soprattutto Antonio. Grazie Antonio, sarà un piacere incontrarsi se ci sarà l'occasione, sì, speriamo presto. Verrà al raduno. Faccio complimenti per il tuo lavoro, perché seguo con grande interesse. Verrà al raduno a settembre, quindi vi conoscerete. Fantastico. Lì. Bene, quindi sì. Ci vediamo tutti quanti al raduno, Antonio, Andrea, io e Paolo. Ci conoscerà con qualche liquido in meno che abbiamo segreto durante questa puntata. Salutone. Certo, io volevo ringraziare Lili e Paolo, che siete fantastici, perché dirigete questo programma con grande passione, con grande cura. È un programma che ha un sacco di contenuti, vi invito tutti quanti a seguirlo con attenzione e con costanza, perché ci sono, come dire, anche un modo di svago, no? Seguire queste interviste, queste situazioni, oltre che a me, a tanti colleghi attori che vengono intervistati, perché ci sono le possibilità di passare, trascorrere bene il tempo, e state tranquilli che in questo contenuto, in questo cassetto, chiamiamolo così, trovate soltanto amici, cioè trovate una situazione amichevole e cordiale, quindi questo è positivo. Insomma. Speriamo, grazie mille Andrea, grazie Antonio. Esatto, grazie di cuore. Insomma, che Dio ci ama di buona. Esatto, dice anche, c'è anche sua moglie a raduno, quindi speriamo che viene con sua moglie Elisa tutti insieme. Faccio in tempo a recitare un sonetto su Roma? Sì. Stiamo liquefando letteralmente, ma ok. Sì. Appunto, Samuele De Gardo, però io sto qui spaparacchiato sul letto mentre penso a Bacchiatella, Roma mia, come noi tutti. Me stringo nel petto mentre tribolamo per sta pandemia. Mi sento come Rocantino in gabbia, poeta che rugge dalla rabbia, che guarda il soffitto e sente pena. Ma io vi prometto, anime belle, che prima o poi, saltando come grilli, sprizzando una gioia fatta di strilli, riabbracceremo Roma sotto un manto di stelle. Wow, e tua? L'ho scritto io. Bellissimo. Di getto. Fantastico. Va bene. Bene, bellissimo. Quindi speriamo che la mia città possa migliorare, ma che tutte le città d'Italia abbiano appunto, traggano respiro da questo caldo, da questo Covid che non ci vuole ancora abbandonare completamente. E auguro a tutti una splendida estate. Andate al mare, mi raccomando. Ok, grazie mille a tutti. Grazie Andrea, a presto. Grazie mille. Un abbraccio a tutti. Esatto. Ciao. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo. Scrivete su cosa pensate nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividete, lasciate un mi piace. E mi raccomando, la mia zeppola è bellissima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.